Dopo la 3, la 5 porte e la Clubman, la nuova generazione di Mini arriva adesso anche sulla Cabriolet. È cresciuta di dimensioni, quindi c'è più spazio nell'abitacolo, nel bagagliaio e, cosa più importante, è arrivata una capote totalmente elettrica. A voler fare i precisetti, la nuova Cabrio, rispetto al modello che manda in pensione, conta 10 cm in più di lunghezza, ce ne sono circa 5 in più in larghezza, mentre il passo si distende di 2. Capitolo capote elettrica, perché la vera novità di questa Mini Cabriolet 2016. Totalmente elettrica perché fino a 30 km orari io posso decidere di aprire e il tutto avviene in 18 secondi. Ho due modalità, quindi posso aprire, diciamo, per un pezzo, quindi decidere di non avere completamente la capote aperta, oppure, come in questo caso, andare completamente open air. E voilà! Una particolarità della nuova Mini 2016 Cabrio è il fatto di avere la capote in tela, ma questo c'era già sul vecchio modello, ma il nuovo ha la possibilità di essere decorata con l'Union Jack, cosa molto sciccosa tra l'altro. Sempre entro i 30 km orari, tastino in alto e la capote in 18 secondi. Yes. Ok, altra cosa da sapere della nuova Mini Cabrio 2016 è che il bagagliaio è aumentato del 25%. Numero che non vi dice nulla? Vi faccio vedere così vi fate un'idea. Adesso a capote chiusa ci sono 215 litri. Ma la cosa furba che hanno pensato in Mini è questa: tirando queste due leve io posso sollevare parte della capote e così ho un accesso un po' più facile al bagagliaio, quindi caricare trolley, borse, ma anche la spesa quotidiana. A capote invece aperta la volumetria è di 160 litri. Tutta la sciccheria Mini la ritroviamo anche in abitacolo. I materiali sono di qualità, così come il montaggio, preciso anche nella parte bassa della plancia, spesso tallone d'Achille di molte auto del segmento. Insomma, che sia una piccola premium ci vuole poco a capirlo. Del resto, il fatto che non abbia avvertito il minimo scricchiolio anche sulle buche più insidiose è segno di un'elevata cura costruttiva. Scenografica, come sul resto della gamma, la strumentazione con il grande schermo da 8,8 pollici che include l'Always Open Timer, un contatore che segna quanto si viaggia a capote giù. Specifico della Cabrio anche il clima, che volendo regola automaticamente flussi e temperature in funzione dell'apertura della capote. Impressioni dal volante: è chiaro che parliamo di Mini, è chiaro che quindi l'accento è sulla sportività. È vero però che in quest'ultima generazione, un po' come è accaduto per la 3 porte, la 5 e anche la Clubman, diciamo che questa sportività si è un po' addolcita. Il passo è cresciuto, non ci sono più quelle reazioni brusche che si trovavano invece sulle Mini della generazione precedente, per cui adesso la Mini è diventata forse anche un po' più comoda, più gestibile, più sfruttabile in tante situazioni, autostrade e viaggi compresi. Non mi sono fatto scappare l'opportunità di provare uno dei motori che mi dà più soddisfazione sulla Mini, ovvero il 2 litri turbo benzina da 192 cavalli della Cooper S. Oltre ad appagare le tube di Eustachio con esaltanti scoppiettini in rilascio, è foriero di tanta coppia anche ai bassi regimi. Spinge forte da subito e allunga bene sino a quota 5500 giri. A capotta aperta è davvero una goduria, peccato solo manchi il frangivento, che però è un optional a 250 euro. Quindi ragazze, occhio all'acconciatura. Anche sulla Cabrio c'è il sistema che permette di regolare il settaggio della vettura, si chiama Mini Driving Modes, e permette di impostare tre selezioni: Green, Sport e Normal, a seconda che vogliate divertirvi oppure adottare una guida un po' più ecologica. Capitolo allestimenti: Boost e Hype, gli unici due. Mentre al già ricco ventaglio di tinte carrozzeria si aggiunge questo nuovo Caribbean Aqua. Già in vendita il listino Mini Cabrio 2016 parte da 22.900 euro sino a toccare il tetto massimo di 37.900 euro. Optional esclusi ovviamente, e si sa, con Mini c'è solo l'imbarazzo della scelta.